Ciao a tutti, oggi inauguriamo la nuova Galleria d'Arte Megart in via Roma 29B con la mostra che ha per tema l'arte, i suoi colori e le sue forme. Espongono artisti di alto livello provenienti da molte nazioni, anche molto lontane dall'Italia. Spero che vi piaccia, grazie e a presto. Presentiamo l'opera della pittrice Stella Caviat, che viene dalla Grecia e è un'artista particolarissima. Soltanto guardando questi due occhi che si incrociano, no? Sembrerebbero due quadri, ma in fondo è un unico quadro che si fonde. Can you tell me about this painting? Yes, of course. This is a part of my project of Caviart. Caviar is the lowest part of life, and from there it's coming to up from human and more to the skies. It's about our highest nature. So this is all. But I would like just to say thank you for being here, and good luck to all the artists that participate here from all countries. And I also represent four more Greek artists. So on behalf of them, I thank you all. And I would like to bring this very, very, very small present from Greece. Our Greek mythology. You are very keen. No, it's symbolic. It's Mercury. Mercury is the goddess of communication, people being together. Thanks. You're welcome. You're welcome. Thanks so much. So, may I say just the names of my friends that they are not here, except me?
Presentiamo l'opera della pittrice Daniela Belotti, questa interessante opera informale ma ricca di significati simbolici. Ci dica. Sì, volentieri, grazie. Il titolo di quest'opera è Pentecoste in lingue di fuoco. In realtà, secondo la tecnica che seguo, pittorica, è di tipo steineriano, basata cioè sulla teoria dei colori di Steiner che si faceva a Goethe, quindi con il colore vivo, cioè quindi l'acquerello che vive nell'acqua e si muove e percepisce la realtà attraverso non la figura, l'immagine, viceversa. L'immagine arriva dopo così come anche l'idea. Quindi a seguito di una lettura che riguardava la Pentecoste, un libro di Steiner, si chiama Il Quinto Vangelo, abbiamo realizzato, questo nel 2008, abbiamo realizzato un lavoro che poi appunto, ritrovando tra le pagine di questa conferenza di Steiner, c'era esattamente il momento in cui si realizza questo che avviene nel quadro, cioè quando lo spirito attraverso 12 lingue di fuoco, i 12 discepoli, e prendono coscienza in quel momento di aver vissuto i 3 anni precedenti con il Cristo, quindi con un essere divino, perché fino a quel momento non c'era questa veramente presa. Diciamo nella presentazione dell'illuminazione. Di una illuminazione, certo, una presa di coscienza, certo, che avviene attraverso un essere superiore che entra dentro di noi. Quindi il messaggio steineriano non è di tipo religioso, ma è di tipo esoterico, di consapevolezza, presa di consapevolezza dell'essere umano, della propria individualità, della è propria bellissimo. Spiritualità. Grazie. Journeys all over the world. He's a famous photographer and artist, painter, and his name is Nick Bendas. So, this is his painting, and it's about male and feminine relations, nothing more. And here is Zioga Lydia, who lives in England, but she's Greek, and she wanted so much to participate. She's painting always from Greek mythology. This is an interesting painting of hers, of the last ones. So, Lydia Zioga and Nick Bendas, and there are two more, if you allow me. She works only usually with charcoals and pencils on paper or on papers. And her name is Eva Georgiou. She's from Athens.
she's going to come again here all with us, with my group in May. So this is her kind of working group. It's about details of human body or acts. And over there, one more. Pencil. But it's no. No pencil. No, it's just how it's. Great artist. I will tell him. I like much. Okay. This is from an ancient city of Greece, Corinthos, near Athens, and he's painting also details of faces or of bodies, not just a project or a whole thing. His name is Cosmas Lelakris, and he's also participating with a small Greek group. Thank you so much. Siamo l'opera dell'artista belga Paolo Ivo. Prego maestro, ci dica qualche cosa. Difficile di spiegare in italiano. Do you want to speak in English, francese? Francese. Very well. C'è la rappresentazione della morte subita. L'opera dell'artista Gio Campo, un amico di vecchia data. Cosa posso dire? Questo è il mio lavoro, questi sono io, questo è il mio ragionamento, questo è il mio ragionamento. Vuoi dire qualcosa? Questo si chiama Lux e Tenebre. Che per un male un po' ho cercato un po' di raccontare quello che siamo ognuno dentro di noi. Siamo fatti ognuno di noi di luce e di tenebre, cose positive e cose negative. Tutto qua. È un racconto in parabola per quello che ho pensato di osservare. Tutto qua. Thank you.
Buonasera a tutti quanti, e il nostro augurio e ringraziamento per il maestro Claudio Giulianelli e tutto lo staff che ha lavorato per l'inaugurazione di questa magnifica galleria qua vicino anche alla nostra sede. L'augurio, come dicevo, più bello per noi è quello di dargli in bocca al lupo, stringere la mano, magari fare un pensierino, ma il pensiero più bello, d'altronde tra artisti ci si comprende, è una forma d'arte diversa, ma è quella musicale. La nostra scuola è impegnata nell'istruire i ragazzi, quindi aiutarli a crescere dal punto di vista musicale, e quindi i più bravi, quelli che hanno scelto anche oggi spintaneamente, io dico, di suonare quest'oggi, sono una selezione dei ragazzi più bravi, e ascoltiamo per primo Riccardo Ronia. Bravo. Giorgia, ascoltiamo un brano di Mozart, Allegretto. Passiamo invece a qualche cosa di più romantico, un brano di Rinaldi, suonato da Andrea De Placidi, che ci farà ascoltare l'improvviso di Rinaldi. Quindi siamo nell'Ottocento, abbiamo fatto un salto dal Settecento all'Ottocento. Buon ascolto da Andrea. Concludiamo questa fase, dicevo, dei pianisti con il poeta del pianoforte, Chopin, quindi il brano è di un livello superiore rispetto a tutti quelli che abbiamo sentito finora, naturalmente quelli che abbiamo sentito, brani importanti, ma uno
il brano che ascolteremo adesso è tra i più importanti brani di Chopin, è il valzer opera 69 numero 2. Stanno tremando le mani? No, di più. Di più, è normale. C'è gente. È normale. Nico De Notarbiere. Un bel respiro e prossimo. Lo dedichi a Claudio questi, questo qua, quindi se sbagli non succede nulla, Claudio non si offende, tranquillo.